Emozione e trepidazione sono i primi sentimenti che Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo eletto di Novara, esprime appena appresa e resa pubblica la sua nomina, voluta da Papa Benedetto XVI. Annuncio che arriva in curia nella cappella arcivescovile dalla voce del cardinale Scola, qui accanto il vicario generale della diocesi Monsignor Redaelli, i vescovi ausiliari, i rappresentanti degli uffici curiali e poi tanti amici e parenti. Ed è l'arcivescovo il primo a complimentarsi con Monsignor Brambilla e a parlare di gioia per questo figlio, come spiega, della nostra terra e chiesa ambrosiana. Nato a Missaglia, in provincia di Lecco, il 30 giugno 1949, formatosi nei seminari diocesani, ordinato sacerdote il 7 giugno del 75 dal cardinal Colombo, studente anche alla Pontificia Università Gregoriana, Brambilla è notissimo teologo. Nel 2007 il cardinale Tettamanzi lo vuole vicario episcopale per la cultura. Il 23 settembre dello stesso anno è consacrato vescovo in Duomo. Ed è altrettanto nota la grande umanità di Monsignor Brambilla, che lo ha portato vicino anche al dolore innocente, nell'accompagnamento delle famiglie con bimbi e giovani disabili. Per la vicinanza del Signore, di Maria Santissima, il suo passo, accompagnato dall'affetto del popolo di Dio che è in Novara e dalla comunione dei fedeli della sua diocesi di origine, quella della nostra benedetta chiesa ambrosiana, dicevo, il suo passo nella comunione gli sarà lieve nonostante la delicatezza del compito. Uomo di vastissimi interessi, Brambilla succede sulla cattedra novarese a Monsignor Renato Corti, anch'esso sacerdote ambrosiano, dimissionario per raggiunti limiti di età. Trovo questo segno bello di aver servito per 36 anni una piccola parrocchia, la più piccola probabilmente della diocesi di Novara. Andavo a fare la mia vacanza là, non avrei mai pensato di tornare come vescovo. Mando un saluto, un augurio a tutti, e proprio un cambiamento di vita, e ci vuole un po' ad abituarsi all'idea di avere un'altra famiglia, però finalmente ho una chiesa vera. Prima ne avevo una solo di Sassi, no, giù in Algeria, no? Adesso, sì, perché i vescovi titolari hanno una chiesa così, adesso ho una chiesa in carne e ossa. Oltretutto una chiesa tanto legata alla chiesa ambrosiana per motivi storici, per motivi anche di vicinanza. Sì, c'è questo legame storico, perché la chiesa di Novara è fondata appunto da Sant'Ambrogio, anche se l'ordinazione di Santa Gaudenzio la fece San Simpliciano, e poi c'è questo legame con il vescovo precedente, Monsignor Corti, che è stato il mio maestro, il mio padre spirituale, quindi ci sono tutti questi segni che a cercarli apposta non vengono così bene. Oltretutto San Simpliciano è la basilica della facoltà teologica. È la basilica in cui ho abitato questi ultimi anni, si vede che a furia di frequentarla. No?